Un Gaeta giovanissimo e dal grande cuore ha superato di misura la Viribus per una rete a zero. Una gara che giunge al termine di una settimana ricca di polemiche ed attacchi nei confronti soprattutto del presidente Jezzi e del suo Gaeta. Questa è una società solida, anzi vi annuncio che è entrato un altro socio, amico mio, a Roma, diventa una società molto solida. Ringraziando il buon Dio arriveremo a fine campionato e ci divertiremo anche. Tornando alla gara giocata, pericolosi gli ospiti in apertura, al 22esimo il tiro di Napoli viene ribattuto da Fornasier. Risponde al 29esimo il Gaeta con Di Florio lanciato in aria ed atterrato da Cece. Rigore. Dal dischetto Sebastian Gai per l'1-0. Nella ripresa poco cambia, al 17esimo ci prova Terrazzino per il Gaeta, il tiro però finisce sul fondo. Al triplice fischio finale, soddisfatto mister Marcello Casu. Ma io posso dire che sono contento della prova dei ragazzi, in quanto hanno dato l'anima, abbiamo giocato col coltello tra i denti e soprattutto non dimentichiamoci, abbiamo giocato con 7 juniores, quindi perché siamo partiti con 6 juniores, poi si è fatto male Cornacchione, ed è entrato un altro ragazzino del 93, quindi io devo dire solamente grazie a questi ragazzi. Sono contento della prestazione della squadra e abbiamo tanto da lavorare, però se siamo su una buona strada, penso. Penso che Di Florio è stato uno dei migliori in campo, però purtroppo quando sei inesperto magari vai incontro a queste situazioni, come Santi Domenica. Però, ripeto, sono giovani, hanno tanto da imparare, quindi facciamo finta di niente. L'importante è che abbiamo vinto, l'importante è questo. Mister Scaffa contro il Gaeta, la sua squadra ha tentato, però è stata poco incisiva, è finita 1-0 per i biancorossi. Diciamo che il risultato più giusto forse sarebbe stato uno 0-0, visto che il rigore, credo che l'avete visto tutti, è stato nettamente un regalo dell'arbitro. Diciamo che noi siamo partiti bene, abbiamo avuto delle prime palle gol, poi appunto l'episodio ci ha un po' condizionato la gara. Il secondo tempo abbiamo cercato di reagire, abbiamo mantenuto il pallino del gioco, però sono stati bravi i ragazzi terribili del Gaeta che ci hanno bene contenuto e anche, ripeto, lo 0-0 forse è il risultato più accettabile. Capitano della Gaeta, oggi anche autore del gol decisivo, una buona prestazione della sua squadra, qualche cosina ancora da fare, siamo a inizio stagione, la strada da percorrere è ancora tanta. Sì, io voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi, perché oggi hanno dato veramente l'anima, il cuore, tutto quello che si bisognava per portare a casa i 3 punti. È normale che ci sono un po' di difficoltà, quindi dobbiamo stare calmo. Dobbiamo essere sereni, qua si è cambiato tutto, quindi non è, potete chiedere che subito stiamo al 100% di essere il Barcellona, quindi è normale che ci stanno queste difficoltà, però piano piano con il lavoro, con umiltà che bisogna mettere in tutti i sensi, andremo avanti sulla strada positiva.